Storia di una geisha, ragazzi, una gru infreddolita di Kazuo Kamimura. Questa è un'opera veramente spaventosa. La storia di questa ragazzina che viene venduta per un sacco di riso a un bordello di Tokyo, che naturalmente anche questo mondo è normato, no? Da tutte quelle formalità, da tutte quelle serie di regole che piacciono a tanti giapponesi. E quindi vediamo la crescita di questa ragazzina, diviso a racconti brevi, diciamo, che coprono un paio di momenti, diciamo proprio l'infanzia di questa ragazza e poi l'inizio della sua carriera, proprio come geisha. Una storia atroce, atrocità, disastri, uno dietro l'altro. In un paio di momenti proprio mi sono finito il capitolo, mi sono ritrovato fisicamente, letteralmente, con le mani alzate. Ho preso il volume così, tenevo il segno, dicevo, mani alzate, qua, mani in alto, veramente questa è una rapina, Kamimura, cioè tu qua mi stai scippando il cuore, tu non puoi fare una cosa del genere, io... veramente sono degli attentati alle vostre emozioni, ai vostri sentimenti. Questo, ogni racconto è una fucilata in faccia di disperazione, e naturalmente tutto è raccontato con questa levità, con questa leggerezza, con questa eleganza, perché anche lui nel fare questo fumetto diciamo si accoda a quella formalità, a quella ricerca di bellezza formale che c'è, no? Nella figura della geisha, che però poi fa questa vita comunque della prostituta, che deve sottostare a tutta una serie di cose, essendo una donna in una società completamente maschilista, in un periodo di guerra, perché poi man mano che va avanti la storia inizia la guerra, quindi anche che diventa più violenta, si sente da lontano, no? Che diventa più violenta, più repressiva la situazione, ci sono i razionamenti, no? Naturalmente loro non sono toccati direttamente dalla guerra, però si sente, riesce a farla percepire, anche ci ha messo dentro anche la guerra. E queste storie personali terrificanti, sorelle abbandonate, figli illegittimi, omicidi, una cosa tremenda. Tutto raccontato dal punto di vista di questa ragazzina prima, giovane donna poi, che comunque cerca di conservare sempre uno sguardo positivo. In qualche modo ci riesce, in qualche modo mentre a se stessa, è comunque simpatica lei, questo le dà anche delle possibilità, no? In questo mondo, delle possibilità in più. Veramente un'opera consigliatissima, un must have. Qua è quando proprio arrivano le robe e dice, vabbè, Chef Lavor.